Ragazzi, benvenuti su Ali from the Block. Io sono Ali e c'è qualcosa di nuovo. Eh sì, ragazzi, nella vita si va avanti, si cambia, ci si rinnova. E quindi oggi, che siamo a mercoledì 22 marzo 2023, il mio canale cambia nome, cambia logo, cambia intro, come avete potuto vedere. E come detto, ragazzi, si cambia, nella vita si cambia, si progredisce, ci si rinnova. Non cambierà proprio tutto sul mio canale e ora vi spiegherò. Il nome Alienology mi ha accompagnato praticamente per 2 anni e mezzo con questa forma su YouTube. Tutti mi conoscono col nome Alienology, ma era arrivato il momento di cambiare. Perché nella mia vita in generale, in tutte le cose che ho fatto e che faccio, non mi piace restare fermo e quindi essere sempre, sempre, sempre uguale. Come avete potuto vedere anche dai miei contenuti, ho portato tanti contenuti diversi e continuerò a farlo. Contenuti sul food, oltre ai fumetti, videogiochi, cinema, serie TV, tutto ciò continuerete a trovarlo sul mio canale, ma sotto un altro nome. Quindi si passa da Alienology ad Ali from the Block. Perché Ali from the Block? Ali ovviamente resta il mio nome e lo è sempre stato, sia fuori che dentro YouTube. Tutti mi conoscono con questo nome. Che viene appunto dal mio nome da rapper, cioè Alien. Poi anni fa, insomma, per chiamarmi insomma col diminutivo, ho deciso di chiamarmi Ali, ma anche perché viene dal mio nome di battesimo che è Alessandro, e quindi Ali resta. Perché From the Block? Nel gergo americano il block è il blocco è un quartiere praticamente, il quartiere di case popolari, quello dove vivo io, perché io vivo in un quartiere alla quale sono molto legato, sono cresciuto praticamente qui dove abito attualmente, sono venuto ad abitare qui quando avevo 4 anni e quindi sono tanti anni che abito qui e questo quartiere mi ha sempre identificato, per cui ho deciso di chiamarmi Ali from the Block. Chi mi segue lo sa che ho anche un canale YouTube dove parlo di calcio che si chiama Ali Black Blue. E quindi era arrivato il momento, ragazzi, dopo 2 anni e mezzo, se per questo dopo ben 7 anni, perché come ho già detto in altri video, ho iniziato a parlare di Dylan Dog facendo un video, massimo 2 video al mese, con il nome appunto Alienology dal 2016. Quindi questo nome io ce l'avevo in realtà da ben 7 anni, solo che da verso l'estate, l'autunno del 2020, come ho già spiegato altre volte, avevo iniziato il mio progetto sul canale Alienology con vari contenuti che non fossero soltanto i fumetti. Poi sapete benissimo la storia, l'ho detto altre volte, mi sono evoluto, ho portato nuovi contenuti, continuerò a portarne di nuovi, ma avevo bisogno, sentivo proprio il bisogno di cambiare il nome, il logo, nome, logo e intro, e quindi da oggi, come detto, dal 22 marzo 2023, io sarò sempre Ali, ma il mio canale si chiama Ali. Come si chiama, ragazzi? Vi interrogo. Ali from the Block. Insomma, ragazzi, significa praticamente Ali dal quartiere, il vlogger del quartiere. Io sono, non mi definisco un recensore, non mi definisco un pro gamer. Mi recensisco, sì, mi recensisco da solo. Non mi sono mai definito un recensore, un gamer o altro. Sono uno youtuber, sono un vlogger, il vlogger del quartiere. Quindi Ali from the Block. Io spero che questo nome vi piaccia, ragazzi, e che vi piaccia anche la nuova intro che avete visto all'inizio del video. Cercherò di portare sempre tanti contenuti interessanti, ovviamente non sta a me dirlo, ma dovete dirlo voi se sono interessanti i miei contenuti, che saranno ovviamente ancora i fumetti, saranno le serie TV, il cinema, i videogiochi. A proposito, venerdì 24 parte il mio gameplay, la mia run, quindi la mia serie su Resident Evil 4 Remake sulla mia PlayStation 5. Quindi, come detto, oltre a fumetti, videogiochi, serie TV, cinema, ci saranno tanti altri video, come anche ancora video sul food, video per Ali per il sociale. Insomma, ragazzi, il mio canale è in continua evoluzione, come del resto chi mi conosce fuori da YouTube e anche chi, insomma, colleghi, amici YouTuber che hanno, insomma, con cui ho il piacere di interagire ogni giorno sui vari social, mi conoscono un po', sanno che sono una persona che non gli piace stare ferma, quindi deve per forza evolversi. E quindi, ragazzi, questo video sta proprio a presentarmi di nuovo. Per chi non mi conoscesse, insomma, ora sarà, insomma, il cambiamento di nome, me l'avevano detto che sarebbe una cosa un
un po' anche per chi mi va a ricercare, ma penso che ancora per alcuni giorni chi scriverà su YouTube Alienology verrà indirizzato al mio canale, che ora ha un altro nome, che è Ali from the Block, fin quando non vi rimarrà in testa questo nuovo nome, che è molto hip hop, molto rap, no? Il mio genere preferito da sempre. Il rap io lo faccio da anni, io amo la musica in generale, ma il rap è stato sempre e continuerà ad essere sempre il mio genere preferito, fin dall'età, dalla tenera età, da adolescenza, insomma, fino ad oggi che sono l'ultra trentenne. E quindi, ragazzi, questo posso dirvi. Ho cambiato nome, non ho altro da dire, ragazzi. I contenuti più o meno resteranno gli stessi, saranno comunque sempre in continua evoluzione, ripeto, e cercherò di dare sempre il meglio per voi che mi seguite, per voi che nel mio piccolo mi seguite e apprezzate i miei contenuti. Io, come sono nel video, ragazzi, così sono nella realtà. Cercherò di essere sempre il solito ragazzo sincero, semplice e genuino che avete potuto conoscere, seppur virtualmente. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, ragazzi, vi ringrazio per il supporto che mi date sempre. Se qualcuno di voi starà guardando il mio video per la prima volta, un mio video per la prima volta, e gli piacciono i miei contenuti, può iscriversi, attivare la campanella per le notifiche, solite cose che comunque ogni tanto si devono dire. Però, ragazzi, tenetelo bene a mente. Da oggi questo canale non si chiama più Alienology, ma Ali from the Block. Ciao, ragazzi, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video.